Senza diavolo alle vivo solo per Red and black, red and black. Come on boy, come on boys, come on. La notte è fredda, la notte è fredda. Bisogna scaldarla, bisogna scaldarla questa notte, che durerà una quarantina di ore. Bisogna scaldarla, bisogna scaldarla, bisogna scaldarla. Ale, 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 Milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, 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 Milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Dai! Che non mi seppelliscono, sto con te, voglio provare il brivido di star con te. Vamos, vamos. Allora, riscaldiamo tutto qua, meno 4, invece io conto meno 6, perché noi ci dobbiamo giocare la partita che indirizzerà la nostra stagione. Senza adrenalina Davidino Calabria, muro di Danimarca, autorevolezza fatta in persona Simon Kier, Leao Meravigliao, copertina di Vogue Olivier Giroud, bomber asintomatico Pietro Pellegri e lo sterminatore Ante Rebic. La partita che indirizzerà la nostra stagione, o in un senso solo italiota, o in un senso ampliato, ce la dovremo giocare senza questi 6 elementi a disposizione. Ma non importa, perché noi siamo la AC Milan di Milano, 7 volte campione d'Europa e 4 volte campione del mondo, più forti di tutto e di tutto, nonostante tutto e tutto, contro tutti e tutti. Andiamoci. Unico amore sei, non ti ho tradito mai. Oh, 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 oh. Andiamo! La 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 la
L'hanno controllato il VAR. Si è fatta 1:23, siamo all'8 dicembre, siamo all'Immacolata, siamo sempre con te, sarò solo, mai ti lascerò, sono nato rosso nero da bandito morì. 1:51 di mercoledì 8 dicembre. 1:52. Allora, 1:52, ce l'abbiamo fatta arrivare a casa. Siamo stati eliminati per i nostri errori di stasera e non solo di stasera. Per la nostra inesperienza, per i nostri infortuni continui e persecutori, è una colpa avere valanghe di infortunati ogni stagione, è una grandissima colpa. Noi l'anno scorso ci siamo giocati, non abbiamo vinto lo scudetto anche a causa di indisponibili infiniti, e quest'anno siamo arrivati a giocarci l'ultima partita del girone di Champions League in condizioni disperate di classifica e di infortuni e non ci siamo qualificati. Quindi i giocatori servono in campo. Non è possibile che i nostri giocatori fanno una scivolata, mettono male un piede e si spaccano per 6 mesi, per 2 settimane, fanno uno scatto, non è possibile,
Ogni scatto, ogni contrasto, ogni contatto, non è possibile. Non è possibile, i giocatori vanno messi in campo, vanno messi in campo, non in infermeria, non è possibile. Comunque, stasera praticamente senza, ripetiamo, adrenalina Davidino Calabria, autorevolezza e capitano. Di fatto Simon Kjær. Leao Meraviglao quando ha voglia lui. Lo sterminatore Ante Rebic. A copertina di Vogue Olivier Giroud. E il bomber asintomatico Pietro Pellegrini che comunque avrebbe potuto dare un po' di respiro a Ibra. Magari in condizioni disperate nel finale butti dentro un Pellegri, poi non ti cambia niente, perché poi non ti cambia niente, non è che Pellegri fa 3 gol a Liverpool, però un tentativo in più, ma non hai, non c'avevi nemmeno quello, non c'avevi nemmeno quello. E Theo Hernandez fino a ieri o fino a oggi era raffreddato. Ma comunque Theo Hernandez sbaglia troppo da troppo tempo. Poi a volte fa la sgroppata, fa il gol, fa l'assist, però fa tanti errori, fa tanti errori. Theo Hernandez dovrebbe e potrebbe fare molto, molto di più e questo continuo a ripeterlo da circa un anno e mezzo. È troppo discontinuo, Theo Hernandez è troppo discontinuo. Quando fa le cose fatte bene è importante, ma il problema è che quando le fa. Il problema è quando le fa. Basta. Adesso testa al campionato. Possiamo e dobbiamo fare bene. Il campionato. Se i giocatori scendono in campo, se i nostri giocatori scenderanno in campo, possiamo essere competitivi. Stasera ci sono stati gli errori. Magnan non è stato perfetto. Questi giornalisti o pseudo giornalisti o giornalai o verrebbe da definirli con altre parole, ma pubblicamente non posso farlo, che vanno su televisioni private e si spacciano per milanista, soprattutto uno che si spaccia per milanista, che mette i post su Facebook e sui social, pensiamoci bene, scrivendo pensiamoci bene se Magnan. Aspettiamo prima di dire che Magnan è meglio dell'altro che vende i pistacchi a Parigi. Ma tu veramente sei milanista? Ma non ti vergogni a dire che sei milanista? Cioè, perché Magnan stasera ha sbagliato. Adesso devo andare a rivedere bene. Però da quello che ho intravisto, da quello che ho visto allo stadio, poi che ho rivisto qualche immagine di sfuggita, Magnan stasera ha commesso degli errori, comunque dei gol sono arrivati su 2 respinte, anche il nostro gol l'abbiamo fatto su una respinta di Alisson. Ha commesso degli errori Magnan, ma a parte che Magnan non so se è al 100% della condizione, a parte questo, ma andiamo a rivedere cosa ha fatto Magnan da quando è arrivato a Milan. Cioè, stasera era una partita disperata che avremmo dovuto vincere, poi visto che ha vinto l'Atletico, la nostra vittoria comunque, l'eventuale nostra vittoria non sarebbe servita a nulla. Ma comunque al di là di questo, come per una partita sbagliata, mettiamo in discussione Magnan, mettiamo in discussione Magnan, stasera ha sbagliato Tomori. Probabilmente ha sbagliato che sì, devo andare a rivedere, ma probabilmente ha sbagliato che sì. Vogliamo parlare di che sì, ne vogliamo parlare di che sì. Di uno che dobbiamo idolatrare perché su 7, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, su 4 stagioni e mezza che da noi ne ha fatta buona una, su 4 e mezzo ne ha fatta buona una.
dobbiamo idolatrarlo con i continui errori che fa, con la continua supponenza e superficialità che ha, e andiamo a fare le pulci a Magnan per una partita in cui ha commesso errori. È vergognoso. È vergognoso che andate in televisione, perché lasciamo stare questi che scrivono sui social, questi poveracci, voglio dire, non sanno nemmeno l'esistenza della lingua italiana, non sanno nemmeno l'esistenza dei neuroni, di un'intelligenza umana, non sanno niente. Ma tu, col tesserino da giornalista, che ti spacci per milanista da anni e anni in televisione, che ormai è diventata una trasmissione, quella è diventata una trasmissione anche vista in tutta Italia, non è più solo locale, e continui a ostentare questo, come dire, questo tuo fastidio verso chi non ti ha mai chiamato in società o in televisioni considerate da te più importanti. E per questo motivo non perdi occasione ogni giorno quasi per denigrare in maniera, dicendo cose più o meno vere, AC Milan, i suoi tesserati, tutto ciò che riguarda il mondo Milan. È vergognoso il semplice fatto che ti definisci tifoso milanista. Se tu non ti definissi tifoso milanista, ma semplicemente giornalista, ok, dici, fai quello che vuoi, ma nel momento in cui tu ti definisci tifoso milanista e non dici mai, mai una parola di verità a favore dell'AC Milan, AC Milan che da dicembre, dal 22 dicembre 2019 ad oggi è cambiato da così a così, e che da giugno 2020 ad oggi è la squadra che nel calcio italiano ha fatto più punti, è tornata in Champions League, falcidiata dagli infortuni, dall'indisponibilità, che è una colpa, e nonostante gli infortuni, l'indisponibile, la pandemia, la mancanza dello stadio di proprietà, nonostante questo, si è giocata una qualificazione all'ultima giornata in un girone con Liverpool, Atletico Madrid, che ha vinto il campionato in Spagna. E nonostante tutto questo, e che il campionato dopo 16 giornate è primo in classifica, nonostante tutto, e che l'anno scorso, nel campionato scorso, è arrivato secondo, con operazioni atletiche fatte o non fatte, senza pubblico, con indisponibili, infortunati, tamponati all'ultimo momento, positivi al Covid, quando usciti così all'improvviso, magicamente. Nonostante tutto questo, è arrivato secondo in classifica. Adesso è primo dopo 16 giornate, si è giocato la qualificazione in un girone con Liverpool e Atletico Madrid all'ultima giornata, andando in vantaggio, poi subendo due gol per degli errori grossolani. E comunque dobbiamo sempre dire che Liverpool è Liverpool, insieme al Bayern Monaco, una delle favorite per la vittoria finale. Si ha ancora il coraggio di criticare una squadra del genere, che è la squadra in Italia col progetto più futuribile. La squadra che ha Magnan, che è un portiere che non so quanti ce ne sono meglio di lui, ha Tomori, che stasera ha sbagliato, ma ha dimostrato il suo valore, ha Sandrino Tonali, ha Leao che quando ha voglia è straripante e quando è in campo, e voglio dire, ha dei giocatori che fanno dell'abnegazione, dello spirito di gruppo, dello spirito di sacrificio e dell'aggressività, condita anche da una buona qualità che con l'impegno comunque cresce, come Calabres, The Makers,
Brian Diaz, cioè giocatori che comunque ci danno dentro. E si ha ancora il coraggio di criticare se in quasi 2 anni il Milan ha fatto questi cambiamenti. Nei prossimi 6 mesi, un anno e mezzo, a che punto potrà essere il Milan? Non ve lo chiedete, voi sapete solo criticare, giusto? Milan fa schifo, no? Messias fa schifo, Maldini non capisce niente. Il problema non siete voi. Il problema è chi vi dà il diritto di parola. Il problema è che su questo pianeta purtroppo tutti hanno il diritto di parola. E il problema è che siamo in troppi su questo pianeta. E questo è il problema. Che basterebbe non darvi il diritto di parola. Basterebbe escogitare un modo per non darvi il diritto di parola e si risolverebbero. E si toglierebbero tanti fastidi. Il Milan è di chi lo segue, di chi lo ama incondizionatamente 24 ore su 24, da sempre e per sempre, da chi lo segue sempre, comunque, ovunque, in Italia, in Europa e nel mondo, da chi ha speso soldi, tempo, salute, da chi ha passato i guai, da chi fa i sacrifici veri per seguirlo. La AC Milan è di queste pochissime persone qua. Tutto il resto è fuffa e inutilità e nullità a cui non va dato né peso né importanza. Questi errori, questa inesperienza ci servirà tantissimo. Ci servirà tantissimo, soprattutto se è vero che si costruirà questo benedetto stadio nuovo. Lo stadio nuovo con un po' più di esperienza, con un mercato fatto in un altro modo, grazie ai soldi che arriveranno dalla prossima qualificazione in Champions League, grazie ad un paio di accorgimenti di Paolo Maldini e il suo staff, farà del Milan una grande squadra, quale è sempre stata, quale è sempre stata, perché il Milan è una cosa seria, perché il Milan è una cosa seria. Adesso l'eliminazione fa male, dà fastidio. Da fastidio, ma voi date molto più fastidio. Voi che parlate e commentate con la demenza che vi pervade, date molto più fastidio. Date molto più fastidio. Sempre solo, forza vecchio cuore rosso nero, fino oltre la morte, col diavolo in corpo.